Io sono pensionata, pago il mutuo e mi arrivano queste bollette. Mi dice lei come faccio ad andare avanti? Tutto bene? Tutto a posto. Ascani, buongiorno. Diciamo che qui vedo tutto in ordine, vuol dire che le bollette non sono ancora arrivate. Un aumento di questo tipo è devastante. E il PD che fa? PD ha delle proposte molto serie, un tetto al prezzo dell'energia che preveda un prezzo calmierato anche a livello nazionale, intervenendo sul costo del kilowattora, poi naturalmente un tetto del gas a livello europeo. Energia. A rischio 120.000 imprese e 370.000 posti di lavoro. Dottor Sbraga, che cos'è bollette in vetrina? Noi stiamo mandando questa cornice alle imprese dove dovranno incollare le bollette dell'anno scorso, ad esempio luglio 2021, e la bolletta di quest'anno, luglio 2022. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. Le famiglie soffrono e anche le imprese annunciano addirittura chiusure. E sicuramente il tema delle bollette è la prima urgenza del nuovo governo. Italgas.